convocato questa conferenza stampa per due motivi. A spot, il primo per un ringraziamento che dopo farò, il secondo è per spiegare quale sarà il successivo iter che consentirà all'autorità portuale di essere protagonista in Europa per l'ottenimento di ulteriori fondi per la realizzazione di questa importante infrastruttura che è rappresentata da 18 chilometri di superstrada che mancano per collegare Civitavecchia con Monte Romano. Il primo punto, i ringraziamenti. Innanzitutto io voglio ringraziare, ma veramente senza alcun tipo di piaggeria, il Presidente della Regione Lazio, il Governatore Nicola Zingaretti, perché ha dato un input di persona, personale, ai suoi uffici ed in particolare al responsabile della sede di Bruxelles, il professor Claude Chaubert, e il responsabile delle relazioni con il Parlamento europeo, con l'Europa, il dottor Cristiano Zagari, affinché supportassero le attività che noi stavamo portando avanti in Europa con le nostre due risorse umane che abbiamo dedicato a queste faccende, insomma, a queste importanti azioni che noi facciamo in sede di commissione, che sono il dottor Lupi e il dottor Matteuzzi, che io personalmente ringrazio perché i risultati oggi che sono arrivati con il primo finanziamento di 2 milioni di euro, cofinanziamento al 50%, quindi 1 milione di euro, sono frutto di un grande lavoro fatto dai nostri uffici in collaborazione con lo staff regionale. Quindi il mio ringraziamento nei confronti di Nicola Zingaretti non è solo doveroso, ma è assolutamente sentito, perché ha fatto capire anche in Europa e in particolar modo presso la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, ha fatto capire quanto importante sia il ruolo del porto di Civitavecchia e quanto importante siano i collegamenti che mancano al porto di Civitavecchia per consentirgli ulteriormente di crescere. Il secondo motivo della conferenza stampa è, dicevo, i successivi passi che noi stiamo ponendo in essere. Abbiamo ottenuto il primo finanziamento, bisogna spiegare di cosa si tratta. Si tratta di un finanziamento per la progettazione preliminare del tratto di 18 chilometri. A seguito di queste stiamo ragionando sempre con la Regione e con tutti gli enti interessati in piena sinergia e con la Commissione europea per presentare una successiva call per la progettazione definitiva. Quindi adesso andremo con ANAS, che ringrazio perché sono con noi all'interno del progetto e quindi con noi hanno lavorato in maniera sinergica per l'ottenimento del finanziamento. Dicevo, con ANAS andremo alla sottoscrizione di un ulteriore protocollo che prevede la progettazione definitiva della tratta. Quando si parla di progettazione definitiva, quindi successivamente alla progettazione definitiva ci sarà l'appalto dell'opera, è chiaro che si parla di percorso e quindi bisognerà individuare con i comuni, con il comune di Tarquinia, con il comune di Civitavecchia, con la Regione Lazio, con tutte le istituzioni che si affacciano sul territorio e che sono in conferenza di servizi. Dovremmo ragionare, quindi anche con il Ministero dei Beni Culturali, su una tratta differente rispetto a quella famosa originaria di tanti anni fa, che prevedeva un investimento di circa 800 milioni di euro irrealizzabile. E quindi ci daremo 6 mesi dall'ottenimento del progetto preliminare, che dovrà arrivare entro la fine del mese di novembre, e nei quali 6 mesi apriremo questa conferenza di servizi permanente con una cabina di regia chiaramente fatta all'interno del nostro ente e con la Regione Lazio chiaramente, per cercare di individuare, come dicevo, il percorso sul quale costruire la progettazione definitiva. A seguito di questo avvieremo tutte le procedure per l'ottenimento del finanziamento. Ancora non sappiamo se si tratterà di project financing o si tratterà di un project bond o si tratterà semplicemente di un finanziamento pubblico con cofinanziamento della Comunità Europea. Però certamente arrivare già nel mese di aprile-maggio ad avere a disposizione un progetto definitivo che può essere appaltato per noi significa già aver ottenuto un primo importantissimo risultato. Fermo restando che la macchina amministrativa che abbiamo messo in piedi e che certamente vede il coinvolgimento di molti enti e di molte risorse umane è una macchina che ben sta funzionando, quindi
La nostra speranza è quella di attivare nel più breve tempo possibile, durante le fasi di elaborazione del progetto definitivo, anche la call che speriamo ci consentirà di ottenere i finanziamenti per l'intera infrastruttura. Ora, è chiaro che i nostri rapporti, i rapporti che grazie, ripeto, all'intervento del Presidente Zingaretti si sono creati all'interno della Commissione, sono dei rapporti ottimi. Noi non abbiamo sempre fatto la battaglia, Civitavecchia Porto Core, abbiamo sempre portato avanti una politica che cercasse di far comprendere come questo porto ha delle potenzialità straordinarie, rappresenta una risorsa non solo per i territori che si affacciano sul porto, ma anche per l'intero sistema paese. Ed onestamente devo dire che nelle ultime relazioni e soprattutto negli ultimi incontri che abbiamo avuto, sia in sede di commissione, sia incontri trilaterali o bilaterali, mi sembra che questo particolare sia ormai di evidenza anche a Bruxelles. E quindi noi continueremo sulla strada tracciata e sperando di ottenere in breve tempo i risultati che tutti si aspettano da noi. Ora, è chiaro che ho voluto fare queste precisazioni perché dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione c'è una pratica burocratica da espletare, quindi è giusto che tutti i cittadini, tutti coloro che oggi ci guardano e ci ascoltano sappiano che il lavoro, purtroppo, ahimè, legato ad una burocrazia che è davvero molto molto fastidiosa, è un lavoro molto grande da fare. Quindi siamo all'inizio del percorso, i risultati ottenuti ci fanno ben sperare. Continueremo a farlo in piena sinergia con la Regione e con tutti gli enti interessati e ci auguriamo, ripeto, che si possa in brevissimo tempo procedere con l'apertura dei cantieri. Ecco. Ho dettato prima i tempi e mi sembra di essere stato abbastanza puntuale e chiaro su quelli che saranno i prossimi passi che metteremo in piedi. Il computo metrico uscirà, dipende dal tracciato, quindi se il tracciato va in vallata è chiaro che rispetto agli 800 milioni potrà costare un terzo, e quindi, però lì c'è la conferenza di servizi, quindi la progettazione definitiva ci dirà quale sarà l'ammontare che andrà posto in gara, quindi quale La sarà la cifra progettazione necessaria. definitiva chi compete, cioè chi seguirà? La progettazione definitiva compete ANAS, è ANAS. Che è la stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. Chiaramente noi, Fa la per revisione. cercare di aiutare ANAS, abbiamo cofinanziato l'opera, abbiamo partecipato per fargli ottenere i fondi, perché sapete che le risorse pubbliche sono molto esigue, e abbiamo cercato di ottenere fondi per far comprendere che quell'arteria comunque è un'arteria vitale non solo per il porto, ma ripeto per l'intero sistema paese. Quindi è chiaro che i benefici che ne deriveranno una volta realizzata saranno dei benefici davvero molto molto grandi. No, stiamo facendo un lavoro ex novo, quindi il preliminare parte sulla base di quelli che sono non vecchi progetti. Certo, i vecchi progetti chiaramente aiutano a capire molte cose, le condizioni insomma su cui lavorare non sono certamente facili, però ripeto, avere già un progetto preliminare e poi andare ed ottenere la fase definitiva della progettazione per noi significa avere finalmente un tracciato che è nuovo rispetto magari a tutti gli altri progetti o è un mix di vecchi progetti che ci consente però di ottenere un duplice risultato. Da una parte avere un costo che sia sostenibile rispetto all'infrastruttura che si va a realizzare e quindi presentare un piano industriale che sia credibile, che abbia un tasso interno di rendimento che sia assolutamente buono. E dall'altro la possibilità comunque di procedere in maniera abbastanza spedita, procedere in maniera rapida, senza legarsi a contesti passati piuttosto che a vecchi progetti o altre questioni di questo tipo. Una volta avuta la progettazione definitiva, esistono tre forme di finanziamento classiche in Italia che sono normate. Una è un finanziamento pubblico attraverso un mutuo, quindi c'è un'istituzione pubblica che può essere la Regione, può essere lo Stato, può essere il Governo che utilizza poi un intermediario finanziario, in questo caso potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti, e attiva una linea di mutuo, prende un mutuo e quindi chiaramente realizza l'opera con i soldi derivanti da quella forma di finanziamento.
Esiste poi la possibilità di un project financing, ossia la possibilità, così come si è proceduto con la Civitavecchia, con Civitavecchia d'Arquino e Civitavecchia Livorno, la possibilità che ci sia anche un privato e quindi un mix di pubblico-privato nella realizzazione dell'opera. Così come esiste la possibilità attraverso la costituzione di una SGR, di una società di progetto, di lavorare attraverso uno strumento che è poco conosciuto in Italia ma che è molto utile, che è proprio un project bond. Quindi sono dei bond, sono delle obbligazioni, come dice la parola stessa, che vengono create, vengono emesse sulla base di un progetto. Il progetto chiaramente porta al suo interno, ripeto, quelli che saranno i flussi di ricavo che ci si aspetta dalla costruzione di quella infrastruttura, e quei flussi di ricavo rappresentano il pagamento delle rate chiaramente di obbligazionarie. E quindi in questo senso anche lì bisognerà capire se c'è un mix di enti pubblici che può partecipare e può realizzare l'opera, oppure c'è sempre un mix di pubblico-privato. I benefici sono sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista chiaramente di concessione, perché maggiore l'investimento, più alta è la concessione, chiaramente maggiore la stabilità nella realizzazione dell'opera e soprattutto la velocità con cui l'opera si realizza. A noi interessa, esatto, a noi interessa che non ci siano gare che vadano a 4 anni, a 5 anni, ma che, come noi abbiamo, penso, non voglio essere immodesto, ma come abbiamo dimostrato di saper fare anche in autorità portuale, gare che vengono espletate nei tempi giusti e la realizzazione delle opere che corre così come dai contratti firmati.